anche iconografica della Passione di Cristo, vi era un tassello mancante, e chi è quel determinato tassello di quella lunga storia narrativa ed iconografica, con tutte le relative sottoforme che nei vari secoli si erano sviluppate, andava inventato. Noi poniamo la necessità di collegare gli episodi precedenti, quelli del compianto e della pietà, con l'atto successivo della deposizione del corpo di Cristo nel sepolcro. Tutti e tre tipici del tributato medievale, sia nella narrazione di sé che nella relativa iconografia. Ma le cose intanto incominciavano a cambiare. La pregnante fede popolare, la deduzione esigente di comprendere ciò che troppo trascendente era incomprensibile, la voglia inesausta di una contemplazione del colore di un Dio divenuto umano, ma che nella ignoranza di quel primitivo pensiero rimaneva pur sempre divino, tanto da avere difficoltà a comprenderlo. La necessità di fare quel dolore proprio, ma soprattutto terreno per poter sentire vero, reale e personale quella contemplazione, andavano non più di pari passo con una chiesa sempre più secolarizzata e temporale e sempre più lontana dai principi paleocristiani della sua originaria nascita. Il pensiero medievale aveva lasciato il posto alla modernità, l'età del dogma cedeva il passo alla via delle domande, sempre più incalzanti e decise, si incamminavano verso la ricerca di risposte. Tra l'iconografia troppo popolare del Medioevo e quella sempre più troppo preoccupata di solennizzarla nel periodo della Controriforma, si inquadra una formula nuova e nello stesso tempo antica, quella del Rinascimento. Parallelamente si esplicita anche con un mezzo espressivo, la pittura, che comincia sempre di più a imporsi come arte visiva maggiore, portatrice di aspetti intellettuali superiori rispetto alla manualità e al tecnicismo delle altre forme artistiche. Ora, da un lato si attinge a motivi latini e temi pagani di una tipica ripresa della classicità, portatori dei vari figuranti coinvolti nel trasporto divino, la volontà di immedesimazione dell'evento, il bisogno di umanizzare per poter comprendere. Fu questo forse che fece volgere l'attenzione alle insufficienti informazioni che venivano fornite dai testi evangelici